Nel Lazio sono 80 i nuovi casi di positività al coronavirus, 14 i decessi, 29 i pazienti guariti, mentre escono oggi dalla sorveglianza in 17.993. I numeri sono emersi durante la videoconferenza odierna della Task Force regionale per il Covid-19 alla presenza dell'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato. Ci manteniamo sotto i 100 casi per il terzo giorno consecutivo e con un trend all'1,3%, ha spiegato l'assessore. Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa. Inoltre stiamo aumentando i controlli sulle RSA e sulle strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono stati consegnati questa mattina 210 ventilatori polmonari per la respirazione assistita a 30 strutture del Servizio Sanitario del Lazio. Le dotazioni sono state reperite grazie alla cooperazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e andranno a incrementare dispositivi già presenti nelle terapie intensive regionali. Grazie alla cooperazione internazionale è possibile fare rete a livello mondiale, ha spiegato l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. Non possiamo che essere felici per questa partnership. La capitale d'Italia compie 2773 anni, uno dei compleanni più anomali per la città eterna svuotata da cittadini, turisti e lavoratori a causa dell'emergenza coronavirus. Tuttavia, l'emergenza rende anche unica l'occasione per poterla ammirare in tutta la sua essenza. Quest'anno sarà un compleanno diverso dal solito, ha detto la sindaca Virginia Raggi. Con queste bellissime immagini di Roma vogliamo lanciare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti gli italiani. Insieme ce la faremo, supereremo anche questo momento difficile. Focolai nei campi rom, il rischio è concreto, ma quanto fa sapere l'ASL, l'applicazione dei protocolli sarà quella standard e i tamponi verranno effettuati solo in casi particolari. Ad affermarlo è il vicecapo di gabinetto con delega alla sicurezza e alla protezione civile di Roma Capitale, Marco Cardilli, a proposito della gestione dell'emergenza Covid nei campi nomadi. Cardilli ha quindi confermato che al momento i tamponi non si faranno a scopo preventivo, ma solo contenitivo. Nel caso dello scoppio di focolai, comunque è stato assicurato che l'effettuazione sarebbe immediata e diffusa. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.